In questi giorni mi è venuta voglia di preparare qualcosa di dolce che non richiedesse troppo tempo e soprattutto che non avesse bisogno di cottura. Volevo anche dei dolcetti proprio comodi da portare in giro per quando si ha voglia di dolce e la tentazione di sgarrare aumenta. Allora ho realizzato queste praline gustosissime e molto carine a base di rum, burro di mandorle, sciroppo d'acero e della farina per dare un po' di corpo all'impasto. Potrai utilizzare la farina che preferisci in base al tuo gruppo sanguigno. Io ho scelto quella di quinoa e va bene a tutti. Ora vi lascio con la videoricetta. Ricordate di mettere un mi piace e di condividere il video se vi è piaciuta la ricetta. Ciao! Per realizzare queste praline ho unito in una ciotola capiente 170 ml di sciroppo d'acero. Dopodiché ho aggiunto anche 90 g di burro di mandorle. E con una forchetta ho mescolato molto bene per sciogliere completamente il burro di mandorle. Dopodiché ho aggiunto 20 g di cacao amaro ,25 ml di latte di mandorle e 180 g di farina di quinoa. Ho mescolato bene con una forchetta per amalgamare tutti gli ingredienti. E infine circa un cucchiaio di gocce di cioccolato fondente. Ho mescolato bene tutti gli ingredienti. E poi ho prelevato circa 20 g di impasto e con le mani leggermente umide ho dato la forma alle palline. E per finire ho passato ogni pallina nella granella di mandorle leggermente tostata. Alla fine le ho fatte riposare per circa 15 minuti nel congelatore. Dopodiché le ho conservate in un contenitore di vetro a chiusura ermetica e le ho riposte nel frigo.